Italiano in Italia. Per imparare l'italiano con un italiano in Italia. È lunedì mattina e possono succedere tantissime cose. La cosa più sbagliata che può succedere, che possa succedere, è che noi ci mettiamo appoggiati a un muro con la testa verso il basso. Perché in quel caso sarebbe davvero la scelta più sbagliata. E allora qualcuno potrà incoraggiarci e dirà: ehi, dico a te, lo sai che se te ne stai così non fai che peggiorare la tua situazione? Sulla testa e muoviti! Italiano in Italia. Per imparare l'italiano con un italiano in Italia.